Signori, benvenuti in... Bienvenidos. Mi è uscita lunga. Benvenuti in questo nuovo occhio al pacco. Occhio. Che sembra che piangiamo, ma in realtà no, perché è un momento di Così, giubilo. così. Un momento di giubilo e di gioia. Così, no, così siamo cretini. Ma io gli occhiali facevo gli occhiali Non, di non è, ma non è Zorro. occhiali al pacco questo. Sono gli occhiali di Zorro, questo. Ma tu che fantasia hai e che cosa vedi il tuo cervello quando fai queste cose? Sarebbe interessante. Studiamola, studiamola. Allora, nuove cose sono Nuove arrivate cose. da queste nuove cose da queste parti, da queste parti. Ma Ce questi lati. la Sì? faccio io così. Pronto? Sì? Che devo dire? Mi è occupato. Che ti ho Ah, aggiunto? attaccato. Dunque, minchiate a parte, sono arrivato un po' di cosine nuove, per cui ve le facciamo vedere. Chi ci segue su Instagram già le sa, già le ha viste alcune, no, tutte hanno visto, le storie di posta hanno viste tutte, ma noi ve le facciamo vedere anche qua. Quindi io partirei con... Hai sete? Non Bevi? particolarmente. Bevi? La tazza di Metroid. Ma me la rovescio in testa. La valletta. Ciao, allora, siccome il gioco, come avrete notato dalla live ripubblicata su Extrafalco, è abbastanza ansiogeno, ci hanno dato la palletta di Metroid. Si vede? Si vede? E mette. Fuocami, fuocami! Non mi fuoca. Vabbè, comunque si vede abbastanza. Affogata, ma l'ha affogata, L'affogata? sì. Che è un. Sono tutte, mettila, mettiti insegue! Ecco, e poi la tazza che non è che si veda tantissimo, però l'abbiamo ancora provato a metterci roba calda dentro per vedere se cambia. Cambierà colore, non vede? Ma Boh! perché dove non c'è Perché si nessuno? legge poco! Quindi Ah! penso che E magari non. diventa verde. E noi gli mettiamo la pallina dentro. In più, non contenti appunto chiaramente Il la giocone, il roba giocone. pacchettizzata del gioco, Metroid Dread, e dici, non te basta la palletta? C'è anche la tisana. Abbasserà? Non ho ancora avuto modo di provarla. Vogliamo aprirla e vedere come fa Tiglio e vedere. Biancospino. Ma apriamola dopo quando stiamo per farla. Poi magari gli diciamo com'è. Se sopravviviamo, che non è detto perché non so quanti giorni si è fatto nel trampacco e quindi Giusto, giusto, non lo giusto. so. Poi perché dice fin da qui? No! Poi vi lasciamo la cosa grossa. È arrivato? Si vede? È piccolo piccolo da La sotto. testolina. È piccolo Ezio piccolo. Gas. Zio Gas. Dunque, praticamente è la statuetta di Far Cry 6. Avviciniamo un po' per far vedere le pieghe dei Diciamo. vestiti. Botta al microfono. Lo spostiamo. Vedete? Aspetta, allontana. Zio Gas. Leva la testa tu. Nascondiamo le teste. L'ha Ecco. preso! Mette a fuoco lui, vedi? E aspetta, sembra che sta sulla moto, fa vedere che c'è sotto. Okay. Io penso che unboxing così professionali nessuno al mondo, Vero, neanche, non in vero, Italia, al vero. mondo. Vero, vero, vero. Ci sono anche le piastrelle di nonna, Posso vedi? dire che una delle cose più belle di questa cosa che ci hanno regalato è il pavimento. A te piace il pavimento di nonna? Perché sembra vero, sembrano delle piastrelle vere. Le piastrelle invece è plastica, vedi? C'è anche il tacco. Da lavare le scarpe, no, a parte scherzi, comunque Lucide, cioè, è fatta molto bene. Io, siccome pazzesco. avevo la mia statuetta di Far Cry 3 con Bass, che ogni tanto si intravede. Si intravede? No, non si intravede. Si intravede quello che balla. Si intravede quello che balla. Chi è che C'è balla? Bassa che Ah, balla. c'è quello per la macchina, è vero. Questo, infatti, gli ho trovato uno spazietto. Leva la capoccia. Eh no. Leva la capoccia un attimo. Si, andrà lì, esattamente Ah, lì. E vedi, vedi. poi. Il pezzo da 90. Allora, sapete bene, io sono appassionato di XCOM. E quando hanno annunciato Midnight Suns ero abbastanza preso perché unisce due cose che adoro: gli XCOM con il mondo Marvel. Ebbene, Ebbene. siccome ogni tanto c'è qualcuno che mi vuole bene, che si ricorda di me, è arrivato questo. Che è Midnight Suns. Suns. Che è una Limited. Un press La 20ª. kit 20 su 125 nel In mondo, the in the world. world. Sto microfono ti è beccate queste piastrelle. No, Mi sono piastrelle. fatto Ste malissimo al dito. placchette, aspetta, le Mi faccio sono fatto vedere. malissimo al dito. Allora, No, questa questo non ci non ci interessa. interessa. Allora lo metto così. Ecco.
E poi ve ne faccio vedere tre. Non una, non due, ma tre. Che vanno a comporre, vedete? E dietro c'è la mappa, no? Io intanto soffro. Dietro c'è una sorta di cosa, di evocazione, che però va completata perché mancano gli ultimi due personaggi non ancora annunciati. Fai vedere la paglietta, quella, le carte coming soon. Falli la vedere. Paglietta. La paglietta, eh. Che poi hanno fatto una cosa tipo indovina chi, dammene una. Indovina chi? Alle corna? C'ha gli artigli? Ecco, carino, la puoi fissare, chi è? Ma l'hai messa nel buco giusto? Penso di sì. Mi sa di no. E Aritie. Bene. Bello. Adesso, io non so se quali siano gli ultimi due personaggi. Quello che so è che sto gioco quando esce ve lo porto in tutti i modi e maniere, perché già ero fomentato prima e adesso ancora di più. Quindi, signora, di questo, tra l'altro, se volete trovate anche la foto su Instagram con, esatto, tutto, con tutta l'evocazione quasi completa, per vedere cosa c'è effettivamente dietro, senza che le vediamo fuori tutte, però veramente tutti in metallo, tra l'altro, sono quelle placchette. Sì. Molto figo, devo dire, grazie di cuore a 2K, perché insomma, grazie a 2K, molto grazie figo a Ubisoft, grazie a Nintendo, grazie a tutti quelli che in qualche forma o maniera supportano quello che facciamo, perché veramente è bello poter arricchire un po' lo sfondo e un domani preparare. Abbiamo in mente, per quanto avremo un posto nuovo, di andare a recuperare anche tanta roba che qui non abbiamo più, perché chiaramente la roba arriva qui e io poi la porto a casa dei miei. Tipo magazzino, che qua non abbiamo spazio. Ma a casa nuova allestiremo tutto anche speriamo, di più. Speriamo ci siano novità. Comunque ragazzi, grazie di cuore a voi che ogni volta vi sottoponete a questo ignobile spettacolo per farci compagnia, e speriamo di avervi stappato un sorriso anche oggi, e chissà quando arriverà il prossimo Occhio al Pacco. Vero? Aziende, il mio indirizzo si conosce. Dai. Aiutateci a riempire casa nuova, anche se ancora non ce l'abbiamo. No, a parte scherzi ragazzi, un abbraccio a tutti e mi raccomando, Occhio al Pacco, sempre. Sempre.